Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi siamo qui per realizzare insieme questo cestino a base rettangolare decorato con pizzo perline in stile molto shabby. Spero che vi piaccia, io so già dove metterlo, sono molto contenta del risultato, so già anche cosa metterci dentro, spero che piaccia anche a voi. Vi mando un bacione enorme, buon lavoro uncinettoso e mandatemi le foto se provate a realizzarlo, mi raccomando le aspetto, c'è sulla pagina Facebook che trovate il link in descrizione, c'è l'album dedicato alle vostre creazioni, quindi mi raccomando mandatemi le foto. Ciao! Per realizzare questo video partiamo da un fondo rettangolare che io ho già fatto per il semplice motivo che ho già girato un video dove spiego esattamente come si fanno i fondi rettangolari. In quel caso facevo un fondo per una borsa, però il procedimento è sempre lo stesso, in quanto gli aumenti sono sempre da fare nello stesso modo negli angoli al fine che venga appunto questo fondo a base rettangolare. Allora, io qua l'ho lavorato con la fettuccia, è una fettuccia non molto grossa, quindi la sto lavorando con un uncinetto numero 5. Ho messo 18 maglie e ho fatto 4 giri girando tutto attorno, sempre con lo stesso procedimento degli aumenti qui sui lati, come faccio vedere appunto nel video di cui vi parlavo prima e che vi lascio il link in descrizione. E in totale mi è venuto un fondo largo 37 cm, quindi è più che sufficiente per quello che io devo fare. Se voi volete farlo più grande potete continuarci a girarci attorno, se invece lo volete più piccolo vi fermate un giro prima. Quindi appunto vedete un po' voi in base alle vostre esigenze. Io voglio fare un cestino bello grosso e quindi questa misura mi è ideale. Quindi adesso vediamo come proseguire la lavorazione partendo da questo fondo. Questo cestino ho deciso che andrò ad abbellirlo in un altro modo con del pizzo, quindi come potrete immaginare non ho bisogno di una lavorazione complessa o di punti particolari, vado semplicemente a lavorare a mezza maglia alta, quindi per ogni punto che ho andrò a realizzare una maglia alta. Quindi adesso facciamo 2 catenelle, una l'avevo già fatta, che sostituiscono la nostra prima mezza maglia alta e poi per ogni punto andiamo a lavorare appunto questo mezzo punto alto per, diciamo, tutta la lavorazione del nostro cestino, proprio perché non ho bisogno di niente di complesso, perché la decorazione sarà in altro modo che dopo vi farò vedere. Quindi proseguo in questo modo lavorando i mezzi punti alti, uno per ogni punto della base che abbiamo fatto sotto. Vedete, ci giro intorno in questo modo, si alza subito e proseguiamo così per tutto il giro e per tutti i giri fino a che non abbiamo ottenuto l'altezza del cestino desiderato. Io direi almeno 2, 3, 4 giri minimo, 4 giri sicuro, 4-5 giri andremo a farli, sempre tutti così a mezzo punto alto. E proseguiamo in questo modo. Ho realizzato 5 giri di maglia alta, in mezza maglia alta, per un totale di circa 10 cm di altezza e ho terminato il mio cestino. Adesso con del pizzo voglio andare a decorarlo incollandolo qui con la fessura della colla a caldo in questo modo e poi aggiungendoci delle perline grigie che ho trovato più o meno di un colore che si intonano molto bene, scusate, per decorarlo. Quindi adesso vi faccio appunto vedere come incollare il pizzo e come decorare il cestino. Quindi una volta che la nostra pistola con la colla caldo è calda andiamo a posizionare un filo di colla in questo modo per un pezzo al quale andremo ad attaccare il nostro pizzo. Semplicemente in questo modo. Poi mettiamo di nuovo la colla. E facciamo aderire il nostro pizzo, guardate che bello, gli dà subito un tocco in più, mi piace tantissimo. E proseguiamo proprio così per tutti i lati,
Adesso giriamo e mettiamo il pezzo di qua e poi sugli altri lati, in questo modo. A questo punto, sempre con un filino di colla, vado ad incollare le mie perline. Girando la parte del foro in modo che non si veda. In questo modo. Così per... io le metto tutte nella parte davanti del mio cestino, diciamo. Voi potete metterle tutte attorno oppure potete decidere come posizionarle anche diversamente da me. Ecco qua, guardate, ho terminato di attaccare anche le perline, il pizzo tutto attorno su tutti i lati e questo è il risultato. A me piace molto, spero che piaccia anche a voi. È una cosa molto semplice da realizzare, basta avere della fettuccia, appunto un avanzo magari di pizzo che avete in casa, qualcosa per decorarlo, basta pochissimo. È in stile molto shabby, quindi molto alla moda, molto delle cose che vanno adesso per gli arredamenti moderni, tutto quanto. Io spero che vi piaccia. Se provate a realizzarlo, vi ricordo di mandarmi le foto, c'è il link dedicato, c'è un album dedicato alle vostre creazioni, vi lascio il link della pagina Facebook dove potete mandarmi appunto le vostre fotografie delle vostre creazioni grazie ai miei tutorial. Io vi mando un bacione enorme, al prossimo video, ciao ragazze!